Ciao amiche, ciao amici, bentornati sul canale. Oggi un video molto richiesto da voi con delle dritte, con dei consigli make-up super veloci, super smart per realizzare un trucco fresco e veloce per una donna con età maggiore di 40-45 anni. Io ho 45 anni e sono un'appassionata di make-up ormai da tantissimi anni, come ben sapete se mi conoscete. Chiaramente da un certo punto di vista non faccio testo perché ragazzi ho tantissime palette, perché sono proprio appassionata, mi piace proprio sperimentare. Spesso mi vedete con dei trucchi molto estrosi perché chiaramente questa è una mia passione e quindi ci sta che ogni tanto mi diletto un po' a esprimere, come posso dire, la mia creatività soprattutto sui miei occhi. Però è anche vero che passata diciamo una certa età, perché comunque ragazzi 40-45 anni siamo ancora giovani, però bisogna avere determinate accortezze. E appunto, superata una certa età, bisogna in qualche modo per un trucco quotidiano avere qualche piccola accortezza. Chiaramente io ragazzi non sono una make-up artist, sono una make-up lover e quindi vi darò i consigli che ritengo diciamo più utili per un trucco quotidiano. Allora, come primo step fondamentale ragazze, bisogna assolutamente preparare la pelle e quindi bisogna assolutamente idratare la pelle prima di procedere al make-up. Quei pochi minuti che precedono il make-up ce li dobbiamo prendere, diciamo così, per stendere bene una buona crema idratante e un buon contorno occhi. E chiaramente la crema di fiducia, il nostro contorno occhi di fiducia. Io nel video vi ho mostrato la mia fedele crema Sien che ho addizionato dell'Hydro Expert Hyaluronic Gel di Sien, perché poi tra l'altro questo gel alla acido ialuronico mi conferisce anche un effetto sticky un po' appiccicoso che mi funge da primer. Infatti io il primer ragazze lo uso pochissimo. Quindi 2, trova la tua base a seconda della stagione e delle condizioni della pelle. Coprente, poco coprente, glowy. Vi consiglio vivamente di possedere, di avere più di un fondotinta, perché chiaramente la nostra pelle cambia in relazione alla stagione, cambia in relazione alle nostre problematiche, diciamo agli ormoni, insomma, sono tanti fattori che entrano in gioco e quindi magari una volta abbiamo bisogno di un fondotinta più luminoso, più glowy, come ad esempio questo, il Dior Skin Star, oppure magari tante volte abbiamo bisogno di un fondotinta un pochettino più asciutto, diciamo che si setti da solo e che abbia un finish un po' come posso dire matte. In questo caso io uso il Tinted Doll Ultra Wear. Molte volte li miscelo perché questo è un po' chiaro, questo è più scuro e quindi chiaramente riesco a fare una miscela che matcha perfettamente con il colore della mia pelle. Un fondotinta low cost che vi voglio assolutamente consigliare è questo di Dabic Cover Perfect. Ragazzi, l'ho scoperto da poco, ma è un fondotinta bellissimo. Comunque è un fondotinta che si autosetta, secondo me, cioè perlomeno nel mio caso non ho neanche bisogno di aggiungere né polveri né ciprie. Questo è High Coverage, io ho preso nella tonalità 03. Qui abbiamo 3
Trova il correttore ideale, leggero ed elastico, soprattutto illuminante. E infatti, ragazze, qui vi ho fatto vedere che ho utilizzato lo Studio Fix 24 Hour Smoothwear Concealer di MAC. Ragazze, un ottimo correttore, fantastico. E devo dire, ragazze, mi trovo benissimo perché è una forma elastica, veramente smooth. E allo stesso tempo, ragazze, vi voglio consigliare queste tipologie di correttori, perché sono correttori illuminanti. In questo caso è di Estée Lauder il Double Wear Brush On Glow, quindi le formulazioni fatte a penna, diciamo così, questa come anche quella, il Touche Éclat di Yves Saint Laurent, secondo me, ragazze, sono molto molto utili, perché è vero che non coprono tantissimo, ma illuminano tantissimo e mantengono elastica la zona. Quindi io ve li straconsiglio. Ci sono anche delle versioni low cost dei correttori a penna, e credo che li faccia Pupa, anche Wycon ho visto, anche Kiko credo che faccia questo tipo di correttori, cioè illuminanti però molto molto elastici. Non dimenticare le sopracciglia. Ragazze, è verissimo, bisogna comunque dare una piccola definizione alle sopracciglia e andandole a definire rendiamo lo sguardo più giovane e più aperto. E questo l'ho capito da qualche tempo, devo essere sincera, da qualche anno, perché prima non le realizzavo mai le sopracciglia, ma mi sono resa conto che effettivamente dando una definizione, anche se minima, in qualche modo lo sguardo ci guadagna in non dimenticare di utilizzare un ombretto color panna per tutta la palpebra. Sì, questo è importantissimo, lo vedrete anche sulla clip. È molto molto importante in quanto l'ombretto color panna, a parte che rende comunque lo sguardo più luminoso, soprattutto sotto l'arcata, ma renderà più facile la sfumatura degli ombretti che andremo a mettere successivamente. Poi, 6. Utilizza colori brillanti solo sulla palpebra. Sì, dovremmo cercare di utilizzare dei colori comunque brillanti che ci danno in qualche modo un po' di luce, però senza esagerare, quindi colori abbastanza brillanti, però molto raffinati. Io in questo caso ho utilizzato una palette di Lancôme, perché ragazze, tra Lancôme, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, si trovano comunque delle palette con le quali è molto difficile fare grossi errori, palette che comunque hanno dei colori non troppo pigmentati, ma questo è sicuramente voluto, perché ci consentono di realizzare dei trucchi molto sofisticati, molto eleganti, molto raffinati, veramente in pochi attimi. Considerate che io ho voluto utilizzare proprio per voi, perché molte mi avete chiesto di utilizzare solo le spugnette contenute diciamo nel pack, nella scatolina, perché effettivamente molte di voi non possiedono pennelli, e quindi in qualche modo si arrangiano un po' con i pennelli contenuti nelle piccole confezioni delle trousse. Però un consiglio ve lo voglio dare: magari non comprate 40.000 pennelli come me, come altre make-up lover, ma acquistate almeno un pennello da sfumatura, perché il pennello da sfumatura è molto molto importante per rendere sfumata la piega.
7. Scegli se utilizzare una matita nera o marrone o realizzare un eyeliner sfumato. Allora, sì, ragazze, io vi consiglio comunque di magari dare un po' di definizione con una matita nera o con una matita marrone proprio all'interno della palpebra, ma se non volete utilizzare questa la matita, insomma, se vi dà fastidio utilizzare la matita, potete benissimo fare un eyeliner proprio con l'ombretto più scuro. In questo caso io ho utilizzato questo ombretto che è un grigio brillantinato molto bello. L'ho utilizzato per fare una sorta di eyeliner mettendo di punta, vedete? Mettendo di punta lo sponge, vedete? Così da dare un po' di definizione all'occhio, vedete? L'occhio risulta più definito. 8. Utilizza tanto mascara nero o marrone. Ok, allora per quanto riguarda il mascara, ragazze, secondo me è un must. Non possiamo truccare gli occhi e non applicare il mascara, cioè altrimenti non trucchiamoli proprio gli occhi perché sarebbe veramente un pugno in un occhio, vedere un occhio truccato senza mascara. Vi consiglio di utilizzare il mascara e di essere anche generose, senza esagerare, però di essere anche generose nell'utilizzare il mascara perché ragazzi il mascara ha un potere incredibile, ha il potere proprio di definire lo sguardo, di rendere lo sguardo più profondo e quindi vi esorto, diciamo in qualche modo, a dare attenzione a questo step di make-up. Nove. Non è necessario realizzare il contouring specie se hai un viso sottile. Utilizza un tocco di terra dal sottotono neutro caldo per scaldare l'incarnato e un blush pescato. Il blush pescato è importantissimo, ragazze, perché secondo me è tra i blush che rendono il viso salutare, un viso comunque bon min, però allo stesso tempo è difficile fare grossi errori con un blush pescato. Utilizza una matita color carne per delineare le labbra anche se indossi un rossetto nude. Eh sì, ragazzi, è molto importante se abbiamo un po' di tempo andare a delineare le labbra con un rossetto color carne perché le labbra comunque risulteranno più definite e sicuramente più rimpolpate. E in questo caso io ho utilizzato il Frappuccino di Essence. E secondo me è un nude perfetto e l'ho voluto abbinare in questo caso al rossetto di Estée Lauder, il Pure Color Desire numero 101, che Let Go si chiama, un bellissimo nude, ragazze, un po' caramellato. Ok ragazzi, io termino qua, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato interessanti i miei 10 trucchetti per realizzare un make-up easy, veloce per donne con età maggiore di 40-45 anni e come sempre vi auguro una splendida e radiosa giornata. Un bacione!